Buonasera a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito e grazie al relatore per la parola. Parlare di eventi trombotici nei pazienti portatori di catetere venoso centrale fa nascere l'imperativo di chiarire alcuni termini. Innanzitutto possiamo dividerlo dal punto di vista eziologico in quello che è l'evento trombotico all'interno che si determina all'interno del lume del catetere, quello che può essere invece un evento, che coinvolge in qualche modo la fibrina più che la catena trombotica in base ai recenti studi che è intorno al catetere stesso, ma l'evento ovviamente più paventato e su cui più ci soffermeremo è la vera e propria trombosi del grosso vaso. Tutte e tre queste condizioni possono però determinare un malfunzionamento del catetere stesso. Quindi primo grosso allarme, laddove esiste un malfunzionamento del catetere, pensare che al di là dell'ostruzione intraluminale possiamo avere quadri diversi fino a quella che comporta una trombosi del vaso in cui il catetere stesso è adiacenza. L'occlusione intraluminale, e qui vedete con questo diapositivo ho voluto rappresentare che la parte del leone la fa proprio la trombosi, cioè il coagulo e quindi la formazione del trombo all'interno del lume del catetere, che condiziona progressivamente un rallentamento del flusso, quindi la withdrawal occlusion e infine l'occlusione completa del catetere. Ovviamente insieme alla trombosi, che ripeto fa la parte del leone, esistono altre situazioni come quelle da precipitati chimici o da aggregati lipidici che possono sicuramente concorrere al determinismo di un'occlusione intraluminale, cui poi si aggiungono fattori diversi come possono essere dei prodotti batterici o ancora dei danneggiamenti all'interno della parete del catetere stesso. Parliamo ancora di fibris leaf. Fibris leaf invece è quella situazione che si crea al di fuori del catetere, è un deposito di fibrina che avvolge la superficie esterna del catetere, in genere nel suo percorso endovenoso, ma talvolta anche nel tratto sottocutaneo. Stiamo parlando di cateteri in genere a lungo termine che hanno una parte sottocutanea di solito o associata a un port o che fuoriesce attraverso un sito di emergenza. Non rappresenta una manifestazione di trombosi, dicevo, l'ho detto all'inizio, lo ribadisco, ci sono degli studi molto recenti a conferma di quest'ultimo del 98 in cui si vede che questa situazione del fibris limb, che successivamente diventa coating, è formato da diverse sostanze, in modo particolare cellulate, cioè ci sono cellule di fibroblasti, ci sono cellule muscolari e ancora il collageno come produzione. Il fibris limb condiziona le occlusioni sia parziale che totale, la withdrawal occlusion, ma un'altra cosa da tenere presente è che in caso di fibris limb che forma una vera e propria guaina intorno al catetere può determinarsi lo stravaso a ritroso del farmaco che noi iniettiamo. Qui vediamo dei quadri radiologici, angiografici del fibris leaf e vorrei sottolinearvi come qui il catetere arriva ed è avvolto nella sua parte esterna dal fibris leaf e qui addirittura il fibris leaf che ha superato la punta del catetere stesso e in questo caso potrebbe concorrere al determinismo di una fuoriuscita secondaria del catetere, cioè nell'atto in cui noi attuiamo la nostra pressione dal catetere, questa camicia esterna al catetere respinge la forza della nostra pressione e fa fuoriuscire il catetere stesso. L'argomento ovviamente più importante, che più condiziona la prognosi del paziente stesso, è invece la trombosi venosa centrale, cioè all'interno del trombo stesso, ed è generalmente nel punto in cui l'endotelio viene danneggiato dal nostro posizionamento o il tratto in cui il catetere viene a contatto con l'endotelio stesso. Anche in questo caso possiamo avere dei disturbi di funzionamento del catetere, ma quello che di solito accade in questo caso è l'occlusione completa del catetere, il suo non funzionamento, e a quel punto una delle probabilità è che ci sia un trombo endovasale che abbia coinvolto il catetere stesso. Abbiamo visto magistralmente, direi, quali sono tutte le problematiche che possono condizionare la trombosi in un paziente neoplastico e qui volevo soltanto sottolineare che si passa da una condizione intrinseca, la cosiddetta attività procoagulante della malattia neoplastica, a tutte queste frecce azzurre invece che sono nient'altro quello che dobbiamo fare in più dall'esterno per il paziente che è affetto da una malattia neoplastica. Dovrà subire la sua chemioterapia, dovrà subire il suo intervento chirurgico, avrà molto tempo da trascorrere a letto e a tutto questo noi andiamo ad aggiungere il nostro brutto o bello catetere venoso centrale. La trombosi del catetere venoso centrale sicuramente è una complicanza temibile perché è causa di embolia polmonare, già questo la rende temibile per tutte le implicazioni che ci ha fatto vedere il dottor Bosio.
spesso interrompe il piano terapeutico del paziente stesso. È una concausa importante per l'insorgenza di sepsi. Ricordate questa cosa, perché sepsi e trombosi hanno una doppia influenza, cioè l'una influenza l'altra ovviamente in modo negativo. E poi lascia danni irreversibili, qualcuno ha già parlato della sindrome post-flebitica, così come avviene a livello degli arti inferiori, avviene esattamente a livello degli arti superiori, in modo particolare nel distretto cavale superiore, per un accesso venoso a lungo termine. Ci hanno già fatto vedere questo autore, ci hanno già detto che da molto tempo si sospetta l'associazione tra trombosi e cancro, e già con Virchow noi abbiamo i tre elementi sui quali andiamo a influire negativamente col posizionamento di un catetere venoso centrale. Noi andiamo ad alterare la parete vasale perché attuiamo la nostra venipuntura, mettiamo il nostro dilatatore e quindi realizziamo sicuramente un danno endoteliale. A questo aggiungiamo un'alterazione del flusso di sangue, anche in questo caso il catetere è lì, determina un'alterazione del flusso e più ancora, in base al rapporto tra calibro e vaso stesso, si determinerà un condizionamento negativo della dinamica del flusso. E infine la modifica della composizione del sangue, che avviene anche solo per la presenza di sostanze che vengono liberate dal catetere o ancora per la semplice somministrazione dei farmaci che noi facciamo con il nostro catetere. Il trombo paretale da catetere può avere varie manifestazioni cliniche, può coinvolgere il vaso nel meno del 50% del suo diametro, diciamo, e avrà quasi mai dei segni clinici. In più del 50% incominceranno i segni clinici, ma quando abbiamo una trombosi che quasi occlude dal 50 al 100% del vaso, sicuramente i segni clinici ci saranno e potranno essere anche importanti. Quali sono? Al di là del possibile malfunzionamento del catetere stesso, i segni clinici sul paziente vanno dall'edema dell'arto con eritema e flocosi locale, dolore alla spalla, all'ascella e a volte, non dimenticatelo, questo dolore alla mandibola, che può essere espressione della trombosi della vena giugulare. Stancabilità e spesso senso di pesantezza, specie dopo l'esercizio fisico, l'edema al collo, la cefalea, il circolo venoso collaterale, che è quello che purtroppo è più evidente ma è già una fase avanzata di quello che è successo all'interno dei nostri vasi, e poi le parestesie. Qui vediamo un caso direi eclatante di la presenza di circoli collaterali, edema del collo e locale. La frequenza di questa patologia è varia, vedete qui varie casistiche che vanno dal 66 al 3-4%, questo perché? Ma fondamentalmente perché c'è una grossa differenza tra quella che è la diagnosi clinica, e vorrei cogliere un'occasione per entrare in discussione poi su questo punto, e quello che invece è la diagnosi venografica. Cioè molti di questi autori hanno fatto dei lavori per vedere quando, dopo il posizionamento di un catetere venoso centrale, ci possa essere, al di là dei segni e dei sintomi clinici, un problema evidenziabile alla venografia. E se questi valori sono bassi per i sintomi clinici, per la vera e propria clinica di trombosi venosa, arrivano a tassi molto alti. Abbiamo visto un 66% casistiche, diciamo abbastanza moderni, ma casistiche ancora più nuove arrivano fino, ovviamente si affina la tecnica diagnostica, aumenta la sensibilità delle stesse. Clinicamente, fortunatamente, e ripeto, voglio entrare in discussione su questo argomento, l'incidenza clinica di questa patologia, fatti diciamo i dovuti accorgimenti realizzati in fase di profilassi meccanica, possiamo dire che è relativamente bassa come entità clinica, va da uno 0,02 al 0,9 per 1000 giorni catetere. Come si fa la diagnosi strumentale? Ce l'ha fatto vedere il dottor Bottini, volevo solo spostare un po' l'attenzione sull'argomento in modo particolare, e qui vedete come è eclatante l'invasione della trombosi intorno al catetere in questo caso, e in questo caso una scannerizzazione longitudinale dove si vede il catetere con le sue due pareti e qui il trombo, quello che coinvolge pienamente. Anche la venografia ci aiuta moltissimo, ci ha già riferito che è il gold standard, e qui vedete come c'è uno stop con tutti i suoi circoli collaterali. Veniamo al problema della profilassi. Secondo diciamo, gli impiantatori più diciamo, attenti, la vera profilassi si fa attraverso tre momenti. Non è solo la profilassi farmacologica, che ha la sua importanza e di cui discuteremo vorrei a lungo, ma
in fase di preimpianto, studio accurato del paziente, studio accurato del presidio che andremo a mettere, scelte tecniche, la via percutanea verso la venolisi chirurgica, la posizione, il lato del paziente, l'utilizzo che si farà di questo catetere, nutrizione parenterale più chemioterapia e altro. E infine le scelte metodologiche che comprendono la profilassi farmacologica ma non escludono la scelta del catetere, quale tipo di catetere, a quale paziente, per quale motivo. Ci sono diversi studi che hanno dimostrato come anche solo la struttura fisica del catetere può determinare un'importante ricaduta sulla determinazione, sul determinismo della embolia, della trombosi associata al catetere. A questo aggiungete che ci sono addirittura degli studi che vanno a vedere quanto la composizione fisica di questi cateteri possa determinare attraverso un'alterazione, pensate, delle cariche elettrostatiche di tipo negativo, un'aggregazione delle piastrine e quindi una maggiore, almeno teorica, incidenza di trombosi. Questo è uno studio che mette in evidenza quanto siano molto più trombogenici i cateteri di vecchio tipo, cioè quelli in tetrafluoriletilene e etilene, oppure il polivinilcloruro, che sono questi azzurri, e infine, grazie a Dio, l'avvento del silicone e dei poliuretani di ultima generazione. Parliamo dei poliuretani di almeno seconda e terza generazione. Vari sono i fattori di rischio, mi vorrei soffermare per ragioni di tempo solo su questi tre. Quanto è possibile fare se noi mettiamo solo in considerazione questi tre punti, cioè la venipuntura, il posizionamento della punta del catetere e l'infezione da catetere stesso. Per quanto riguarda la venipuntura, ormai dal 2000 ci sono delle linee guida mondiali che pongono come la percutanea come assoluta via da preferire rispetto alla venolisi chirurgica. La venolisi chirurgica è ancora ammessa solo in casi eccezionali e in pazienti pediatrici. La tecnica che sia meno invasiva è quello che dicono tutti gli impiantatori più raffinati, è che mai, mai, mai posizionare un catetere a lungo termine dopo aver effettuato 2-3 tentativi di venipuntura. Noi, per esempio, nella nostra esperienza ci comportiamo in questo modo: se abbiamo realizzato 2 tentativi infruttuosi su un accesso venoso, cambiamo accesso, cioè per esempio dalla giugulare passiamo alla subclavia, perché l'invasività che noi determiniamo con le nostre manovre sull'endotelio basale può essere altamente compromettente per quanto riguarda l'evoluzione trombotica. La punta: dal 1992 l'FDA ha dimostrato che l'unica posizione corretta della punta è quella al terzo inferiore della cava superiore, con un andamento pressoché rettilineo del catetere stesso. Se noi ci atteniamo a queste regole, il tasso di trombosi, voi vedete da studi pubblicati neanche tanto recentemente, ma alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, ci sono delle incidenze straordinariamente diverse. Si passa dall'80% nell'anonima al 3-4% nella cava superiore alla giunzione con l'atrio. E poi questa posizione ottimale della punta è il bias di molti studi ben condotti dal punto di vista epidemiologico. Lo vedremo un po' più avanti. Una riflessione sull'infezione di cui vi ho già detto: ricordate che tra le due condizioni c'è un'altissima probabilità di combinarsi in maniera negativa. Parlo rapidamente di questi studi. Già nel 2001 ne esistevano 66 prospettici, ma alla fine quelli che erano veramente da prendere in considerazione erano solo 4 per quanto riguarda la profilassi farmacologica. Questo studio di Ben, molto bello da un punto di vista metodologico, purtroppo aveva dei bias che un po' vedremo, ma contemporaneamente nell'anno successivo Eaton fa uno studio esattamente speculare a questo e arriva a conclusioni diverse. Le cose cambiano, vanno un po' meglio con l'eparina a basso peso molecolare. Qui rapidamente corro su questo che vi sto commentando degli studi, ma quello che è importante stabilire è che alla fine noi, valutando tutti questi studi, ripetiamo, siamo nel 2001, ce ne sono 66 che sembrano ben fatti, andiamo a scremare, possiamo basarci su 4 studi. Il problema è la disomogeneità delle popolazioni e specie nello studio di Montreal, che sembrava veramente fatto bene, uno dei bias per noi impiantatori più evidenti era quello che non valutava mai la posizione della punta. Quindi c'erano cateteri che erano messi in cava inferiore, ma c'erano anche cateteri che erano messi in anonima. Non sappiamo in quale dei due bracci c'era la maggioranza di questi cattivi, tra virgolette, posizionamenti, quindi non possiamo attribuire se non una evidenza di tipo C a quello studio stesso.
il problema della profilassi, quindi noi l'abbiamo elaborato in questo modo e siamo arrivati a una conclusione che probabilmente non tutti i pazienti dovevano essere, al di là di quello che raccomandava le linee guida dell'American American College of Chest, sì, del 2001, che bisognava profilassare tutti, siamo arrivati alla conclusione che si poteva arrivare a un compromesso, cioè adottando una tecnica accurata, con una selezione dei malati molto attenta insieme al curante e alla prospettiva di trattamento, abbiamo posizionato 653 catetere a lungo e medio termine per un follow-up di 368.615 giorni catetere. Abbiamo avuto 6 trombosi e in queste 6 trombosi mi piace sottolineare una cosa, quindi un tasso tutto sommato accettabile, questo 0,01, che in un caso non è stata confermata la trombosi. Tutti noi che ci siamo occupati, che facciamo parte di questo gruppo, sappiamo a chi ci stiamo riferendo. E un altro caso molto interessante, direi io, l'ho messo così, è contemplato in questi 6 eventi, ma è significativo perché una paziente che non profilassata ha sviluppato trombosi venosa profonda dopo il posizionamento del catetere venoso centrale, ma badate bene, a livello del distretto cavale inferiore. Che secondo me, e questa è opinione personale, non fa testo, la dice lunga su quanto poco possa incidere il posizionamento del catetere su una diatesi che è già di per sé molto 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 spostata verso la trombosi. Corro, fortunatamente la nostra posizione è stata confortata da questo bellissimo studio ETICS degli ultimissimi anni, in cui si stabilisce che non c'è una significatività statistica tra il braccio profilassato con enoxaparina e il braccio non profilassato. C'è un'inattesa bassa incidenza di trombosi anche nei pazienti non profilassati, e la cosa interessante è che ci si interroga su quale potrebbe essere il periodo di profilassi più adeguato. Una piccola digressione sugli obiettivi terapeutici: quando togliere il catetere? Diremmo quasi mai, non ci sono indicazioni categoriche a questo punto, però ricordatevi che la rimozione del catetere in fase acuta impone il rischio dell'embolia polmonare, quindi toglierla solo se il catetere non funziona, se dopo aver fatto la terapia questa nostra trombosi procede, e in caso di trombosi settica, perché noi non riusciremo mai a sterilizzare una trombosi settica e quindi siamo costretti a togliere il catetere che lo alimenta. Ancora sulla, scusatemi se sto sforando un attimino, però purtroppo l'argomento un po' me lo imponeva, e volevo sottolineare questa cosa della possibilità temporale, di fare una scelta temporale sul trattamento della, badate bene, parlo solo della trombosi da catetere, tutte le altre trombosi non entro nel merito, ma per quanto riguarda la trombosi da catetere c'è questa possibilità, che io direi da non sottovalutare, della trombolisi se la diagnosi avviene entro le 72 ore. Trombolisi locale, che ha un effetto sicuramente meno impegnativo dal punto di vista sistemico, è che qui, guardate, è stata fatta non da noi ma da un mio amico dell'IEO, che praticamente, guardate, dimostra come mettendo un secondo catetere che vada a pescare esattamente dove è il trombo, con dosaggi di urochinasi, se non vado errato, che è, diciamo, non più delezione rispetto agli attivatori del plasminogeno, comunque già con l'urochinasi guardate che bel risultato è stato ottenuto con la trombolisi locale. Ho finito sottolineando solo quale può essere l'evoluzione della trombosi venosa da catetere, e ricordate il grosso problema dell'embolia polmonare con questo tasso di mortalità. Grazie.